Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con il bollettino del coronavirus in Abruzzo. Sono 1511 nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore del totale, 960 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 4409 e tamponi antigenici 11736 è pari al 9,36%. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 mesi e 102 anni e sono residenti 362 nella provincia dell'Aquila, 462 in quella di Chieti, 333 in quella di Pescara, 307 in quella di Teramo, 16 di fuori regione, mentre per 29 sono in corso accertamenti circa la provenienza. Continuano a scendere i ricoveri che passano dai 536 di ieri ai 527 di oggi, in particolare 501 pazienti sono ricoverati in area medica, meno 7 rispetto a ieri, e 26 in terapia intensiva, meno 2 rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 3.491, gli attualmente positivi sono 105.944, meno 1.987 rispetto a ieri. Si registrano altri 5 decessi, uno risale ai giorni scorsi ma è stato comunicato solo oggi dalla ASL, mentre gli altri 4 riguardano pazienti di età compresa tra 70 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Abruzzo resta in zona arancione perché i dati Covid sono arrivati in ritardo. Scendono le ospedalizzazioni in terapia intensiva, ma l'occupazione in area medica è la più alta d'Italia. Intanto, in base ai campioni dei test molecolari analizzati, in Abruzzo ora esiste esclusivamente la variante Omicron. Giuseppe Dintino. L'Abruzzo ha i numeri da zona gialla, ma resta in arancione per la scarsa efficienza del sistema di monitoraggio e quanto emerso dal rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'analisi dei numeri della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio. Seppur attualmente il tasso d'occupazione ospedaliero è in area medica il più alto d'Italia, oltre il 37%, in terapia intensiva è in discesa al 15,6%, ben al di sotto della soglia limite del 20%. Il motivo di un'altra settimana di zona arancione è che i dati regionali sono arrivati in ritardo. Per l'Istituto Superiore di Sanità il rischio in Abruzzo non è valutabile e quindi di default è equiparabile al rischio alto. Allo stesso livello ci sono anche Calabria, Liguria e Sicilia. La Sardegna è a rischio moderato, mentre tutte le altre regioni sono considerate a rischio basso. Ad oggi in Abruzzo di Covid esiste solo quello Omicron. La nostra è tra le 11 regioni dove questa variante ha un'incidenza del 100%, mentre quella Delta è scomparsa. Omicron, come ritengono gli esperti, è super contagiosa ma ha una sintomatologia meno aggressiva, tant'è che alcuni si sbilanciano sostenendosi all'ultima fase della pandemia. L'elaborazione della Fondazione Gimbe sui dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornata all'8 febbraio, sembra confermare questa valutazione. Infatti la situazione nelle terapie non intensive degli ospedali desta preoccupazione, ma i ricoveri nelle rianimazioni sono sempre meno. Ovviamente però contro lo sviluppo della malattia bisogna tener conto anche dei numeri della campagna vaccinale. Il 60,5% degli abruzzesi ha ricevuto la terza dose, mentre vi è ancora un 16% Novax o non idoneo. In Abruzzo l'indice di trasmissibilità RT è a 1,04, la media nazionale è a 0,89. Da ieri è iniziato il percorso deciso dal governo Draghi riguardo l'allentamento delle restrizioni, che terminerà il 15 giugno con la scadenza dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Il giro di boa sarà il 31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenza e cadrà l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso. Da ieri intanto le mascherine possono non essere indossate all'aperto e questo sarà il primo weekend in cui si potrà tornare a ballare in discoteca. La capienza però è ridotta al 75% per le discoteche all'aperto, al 50% per quelle al chiuso. Sarà l'autopsia disposta dalla Procura di Lanciano ad accertare le cause del decesso dell'imprenditore Italo Di Nenno, 60enne di Lanciano, morto per infarto ieri sera mentre si trovava in ufficio. L'uomo in mattinata aveva fatto la dose booster del vaccino anti-Covid presso l'hub del Palamasciangero. A sollecitare l'intervento della magistratura sono stati i familiari dell'uomo, chiedendo di verificare la correlazione o meno della morte con la somministrazione del vaccino. Ai carabinieri di Lanciano, diretti dal tenente colonnello Vincenzo Orlando, i
familiari hanno riferito che l'uomo stava bene e non soffriva di particolari gravi patologie. È stata la moglie a trovarlo privo di vita dopo che il marito ritardava a salire in casa per la cena. L'uomo si trova all'interno dell'ufficio della sua azienda di Nenno Gomme, annessa all'abitazione sulla variante della statale 84. Neppure il pronto intervento del 118 è riuscito a salvarlo. L'esame autoptico deciso dal PM Serena Rossi, titolare dell'indagine, è teso dunque ad accertare le reali cause del decesso sopravvenuto per un infarto cardiaco. La salma è già stata portata alla clinica patologica dell'ospedale di Chieti in attesa di fissare l'incarico peritale, probabilmente lunedì. E la prossima settimana la Giunta regionale approverà l'atto di programmazione volto a chiedere al Ministero i finanziamenti pubblici per il nuovo ospedale di Avezzano. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente. Vediamo. Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo, nelle scorse settimane ma anche già negli scorsi mesi ci sono state diverse critiche sulla sanità, in particolare della provincia dell'Aquila, con una particolare attenzione alla sanità marsicana che è stata un po' abbandonata, a sentire chiaramente diverse voci. La Regione per l'ospedale di Avezzano e la sanità marsicana in generale cosa sta facendo? Beh, sono stati innanzitutto momenti molto complicati ovviamente per il Covid ovunque, anche nella realtà marsicana, però al di là di criticità che abbiamo affrontato e cercato di superare facendo una serie di interventi dove c'è stato un cambio di passo credo notevole che si sia anche visto, io credo che il problema vero sia stato da sempre soprattutto il fatto che non esiste un nuovo nosocomio vero degno di questo nome ad Avezzano, e questa è la notizia che mi sento di anticipare perché stiamo definendo finalmente quello che è il percorso giusto per poter fare il nuovo ospedale d'Avezzano, tant'è che la prossima settimana, la prossima giunta, approveremo un atto fondamentale di programmazione dove abbiamo avuto i progetti di fattibilità da parte delle ASL, e con questo noi, con questa delibera andiamo al Ministero per farci sbloccare i fondi pubblici, quindi non project, non fondi pubblici, per poter fare il nuovo ospedale d'Avezzano. Se tutto fila come deve filare, diciamo, nel senso che il percorso lo avviamo per la prima volta realmente e si potrà essere pronti ad avere la disponibilità reale di fondi pubblici, ricordo che il costo complessivo supera i 100 milioni di euro che saranno messi a disposizione dell'ASL e potrà avviare tutte le procedure conseguenziali per poter arrivare. Credo che questa potrà essere una svolta, sarà la svolta vera per la sanità avezzanese, ma soprattutto per la sanità marsicana e di tutta la provincia, quindi una notizia che mi sento di dire e di anticipare, perché è un lavoro che stiamo facendo incessantemente da appena insediati e che credo sarà la risposta vera, non le chiacchiere, non le promesse, ma la risposta concreta e dei fatti rispetto a una problematica che deve avere una soluzione degna per un territorio che deve avere questo tipo di considerazione e di rispetto, cosa che non è stata mai fatta, e è strano che chi in passato avrebbe potuto condizionare e realizzare questo tipo di intervento non l'ha mai fatto. Noi ci stiamo provando e credo che riusciremo a compiere, diciamo, quella che sarà la soluzione epocale per tutto il territorio. Dopo aver effettuato alcuni giorni fa una visita ispettiva, questa mattina il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari ha illustrato le criticità riscontrate al distretto sanitario di Montesilvano. Paolo Renzetti. Una visita ispettiva a sorpresa del vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, accompagnato dai consiglieri comunali di Montesilvano del Movimento Gabriele Straccini e Giovanni Bucci, ha messo in luce le enormi criticità, a detta dei pentastellati, del distretto sanitario in via D'Agnese a Montesilvano. Un distretto nuovo e già vecchio, ha detto il consigliere Pettinari questa mattina in conferenza stampa. Una settimana fa abbiamo effettuato con i nostri consiglieri comunali Bucci e Straccini una visita ispettiva e un sopralluogo nel distretto, e abbiamo trovato una situazione catastrofica. Distretto sanitario e medicina territoriale così non può funzionare. La cosa che mi sta più a cuore, ci sono due ecografi, l'ecografo al servizio delle branche specialistiche che non funziona bene, un giorno funziona e un giorno si sfascia, spesso hanno chiesto la sostituzione, non è stato mai sostituito. L'apparecchiatura al servizio dello specialista oculista, stessa cosa, spesso si sfascia, hanno chiesto la sostituzione, non è stato
stato mai sostituito. Allora, basterebbe solo questo per dire che la medicina territoriale non funziona. Nella medicina territoriale l'ecografo è lo strumento di base, che è come la pala per il muratore. Se non abbiamo gli ecografi funzionanti o le ecografi adeguati, significa che il cittadino non può fare prevenzione, si ammala sempre di più, si ingolfa all'interno del pronto soccorso, entra tutto all'interno del pronto soccorso di Pescara e i reparti scoppiano. Questo è un vero dramma. E poi ascoltiamo l'assessore che dice: realizziamo il nuovo ospedale, facessero funzionare quello che funziona. Abbiamo trovato tutta un'altra serie di anomalie. Non va il disservizio che viene arrecato all'utenza. L'utenza purtroppo, anche, che tra l'altro ci dicono i dipendenti, è in forte aumento. Quando arriva qui non trova le giuste cure necessarie perché manca la strumentazione. Ci sono liste di prenotazione lunghissime e gli addetti ci lamentano la mancanza di strumentazione, per esempio di ecografi nel reparto di ginecologia, dove il reparto di ginecologia per fortuna è fornito di nuovi ecografi. Sono gli altri reparti specialistici che si devono passare l'ecografo di volta in volta, e quindi avere diciamo liste che si allungano notevolmente, e purtroppo devono rivolgersi a delle strutture private. Il cittadino normale, comune, non ha questa assistenza che vorrebbe, che dovrebbe dare un centro, un distretto sanitario di base posto in queste condizioni. Due ventenni campani sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara per una truffa commessa ai danni di un'anziana. Un altro colpo è andato a vuoto. Vediamo. Truffano una ottantenne pescarese facendosi consegnare dalla donna monili in oro e poi tentano senza successo un secondo colpo, ma scovati sono costretti a fuggire prima di essere bloccati al termine di un inseguimento dagli agenti della squadra mobile che li arrestano. Protagonisti due ventenni campani a cui il questore di Pescara Luigi Liguori ha imposto anche il divieto di ingresso nel territorio comunale per i prossimi 3 anni. Ieri, nell'ambito dei controlli disposti antirapina antitruffa dal questore, la squadra mobile è riuscita a intercettare questi due giovanissimi in trasferta che nella mattina di ieri avevano tentato di compiere una truffa partendo da una telefonata e poi presentandosi anche di persona a casa di una signora oltre ottantenne, che non è riuscita, grazie all'intervento della nipote che ha capito cosa stava succedendo e ha allertato subito i soccorsi. E invece un'altra che sono riusciti a consumare ai danni di un'altra signora anziana, convincendola a farsi consegnare un sacchetto pieno di oggetti preziosi e ricordi di famiglia, fingendo di essere il nipote in difficoltà. Le ricerche che erano partite subito dopo la prima segnalazione hanno permesso di rintracciare la macchina, che si è data subito ad una fuga rocambolesca, speronando anche la pattuglia che li stava inseguendo, che fortunatamente è riuscita a fermarli e a recuperare anche il bottino che abbiamo restituito alla signora. Le modalità che si riscontrano più di frequente anche nel caso di ieri è quella della telefonata preventiva, che tende sia a convincere la vittima a consegnare denaro o preziosi, sia a farla rimanere sola in casa qualora ci sia la presenza di familiari, che quindi possono magari intuire che non si tratta di una reale necessità magari di un familiare, perché spesso le chiamate riguardano proprio una necessità, un'urgenza di un familiare, spesso anche di salute, per cui destano preoccupazione poi nella vittima, che in quel momento si può far convincere. Questa mattina a Pescara flash mob delle associazioni ambientaliste per chiedere più fonti rinnovabili. Vediamo. Questa mattina 44 sigle tra associazioni, comitati e movimenti sono scesi in piazza per dire basta all'insensata corsa al gas e alle bufale fossili e nucleari. A Pescara si è tenuto un flash mob in piazza Salotto da parte di Lega Ambiente, WWF e altre associazioni per chiedere al governo più serietà e concretezza nell'affrontare la crisi climatica e sviluppare le fonti rinnovabili per fronteggiare il caro bollette. Chiediamo al governo
di avere un piano per uscire definitivamente dall'uso delle fonti energetiche fossili. Il cambiamento climatico non ci aspetta più, ci sono più di 100 eventi disastrosi ogni anno che comportano vittime e ovviamente dispendio di risorse economiche. Chiediamo che si avvii un piano proprio per promuovere le energie rinnovabili e finalmente abbandonare l'uso del fossile. Il MITE ha in programma interventi su circa 50 centrali ancora con l'uso di gas fossile, che comportano comunque l'utilizzo di risorse più di 30 miliardi di euro, che invece noi chiediamo vengano spesi per promuovere le energie rinnovabili. E quello che chiedono tutte le associazioni, quindi grandi associazioni ambientaliste, comitati territoriali, associazioni di studenti, è che tutti gli investimenti previsti sulle fonti fossili vengano spostate sulle rinnovabili e che questi investimenti vengano anche ritenuti quindi finalmente realizzabili, con un accompagnamento legislativo che dia certezza dei tempi e della partecipazione dei territori, e d'altro canto che questa certezza ricada anche sui piani delle regioni e dei comuni, che rendano fattibili quindi gli impianti e li rendano quindi integrati e condivisibili dalla partecipazione dei cittadini. Tutto pronto al Teatro Marrucino di Chieti per la stagione concertistica 2022. Si comincia alla vigilia di San Valentino con un concerto dedicato tutto al tema dell'amore. Ultima data, Covid permettendo, il 27 novembre. Stefano Recanati. Parte la stagione concertistica 2022 del Teatro Marrucino, che cosa ci si aspetta? Ma innanzitutto io mi aspetto che il pubblico partecipi, perché la stagione è costruita veramente per attrarre e accontentare un pubblico molto eterogeneo. Addirittura ci sono anche degli eventi dedicati ai bambini, poi dei grandissimi nomi, Sergei Krylov, violinista, Alexander Kobrin, pianista, una grande pianista dal Mozarteum di Salisburgo. Abbiamo quest'anno l'onore di ospitare di nuovo a Chieti il premio Paganini 2021. Giuseppe Gibboni è stato qui a Chieti a suonare nel foyer da ragazzo nella sezione Geo tre anni fa e torna quest'anno come il vincitore di uno dei più grandi concorsi violinistici al mondo. Ma naturalmente c'è stato spazio anche per le orchestre, per gli ensemble, c'è un concerto jazz, perché no, col Claudio Filippini Trio, per dare un sapore diverso ai concerti che si svolgono qui dentro il teatro. Si parte con la prospettiva che poi il Covid non blocchi ancora una volta, perché sappiamo che la stagione doveva iniziare a gennaio, invece è stata poi posticipata a questo mese di febbraio. Mi dà l'occasione tra l'altro di presentare il concerto di domenica, l'inaugurazione, che è un concerto dedicato all'amore con opera e operetta, con tre soprani teatine abruzzesi che stanno facendo una grandissima carriera. Le dico che la pianista prevista ieri mattina nel tampone del viaggio è risultata positiva, quindi siamo riusciti all'ultimo momento, grazie ai contatti e alla generosità di grandi professionisti, a coinvolgere un maestro che sarà presente sul palco, il maestro Isabella Crisante, e questo è un momento difficile, col quale però tutti fanno i conti, quindi non bisogna preoccuparsi, bisogna soltanto preoccuparsi di fare le cose per bene secondo le regole. Il maestro Mazzoccante, sin dal suo insediamento nelle settimane scorse, si è messo alacremente al lavoro con il CD a tutto e con l'amministrazione al suo fianco, e già sta dimostrando, oltre ad aver programmato una grandissima programmazione per la lirica triennale, con la prosa e anche con questa stagione concertistica di altissimo livello, che il teatro è vivo, che il teatro lo stiamo rilanciando, che il teatro è il punto di riferimento di tutta la regione Abruzzo per la musica, per l'arte, per l'opera e per il teatro. E siamo ora alla pagina dello sport. Domani pomeriggio Teramo impegnato a Viterbo alle 14.30, la prima di tre partite in una settimana. Il Diavolo infatti riceverà la Pistoiese mercoledì e chiuderà domenica a Gubbio. Una sequenza di gare delicate per un Teramo che ha accolto l'ultimo arrivato Jacoponi e che domani vedrà Pinto e Soprano come coppia centrale di difesa, con Arrigoni, Rossetti e Fiorani in mediana. In avanti l'escluso dovrebbe essere Malotti. Jacopo Forcella. Continuità nelle prestazioni, quella che chiede Federico Guidi al suo Teramo all'inizio di un trittico di partite ravvicinate. Si parte domani pomeriggio con la trasferta di Viterbo, poi l'infrasettimanale con la Pistoiese e infine un'altra trasferta al Barbetti di Gubbio. È chiaro che non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo commesso a Imola, dove abbiamo avuto un atteggiamento passivo al di là del gol preso al 94esimo.
Poi nelle altre tre partite, bene o male, con Pesaro e Lucchese, atteggiamento non è mancato, come non è mancata a Siena, dove la prestazione meritava sicuramente di portar via da Siena perlomeno un punto. Quindi dobbiamo continuare così, perché ormai mancano 14 partite, come vi dissi l'altra settimana, sono 14 finali per chi vuole salvarsi. Aggregato al gruppo biancorosso anche l'ultimo arrivato, Simone Jacoponi, rinforzo che chiude un mercato molto ampio del Diavolo e sarà una pedina fondamentale per la retroguardia del Teramo. Ha svolto solamente la rifinitura stamani, e quindi è una cosa che valuteremo fino all'ultimo secondo, perché dobbiamo anche tenere in considerazione il fatto che giocheremo 6 partite in due settimane, quindi è chiaro che dobbiamo anche scintillinare un po' le forze, tenendo anche in considerazione il fatto che Simone non gioca praticamente da marzo scorso, e quindi valuteremo. È chiaro che è una partita importante, Simone è un valore assoluto, questo è indiscutibile, e quindi ci prendiamo tutto il tempo per decidere il da farsi. Per quanto riguarda la formazione, si va verso la conferma del 4-3 a centrocampo, giocherà Rossetti, lo ha detto anche il tecnico biancorosso in conferenza stampa, con Arrigoni e Fiorani, davanti il tridente con Bernardotto o D'Andrea al centro e poi i due esterni d'attacco. Ma domani è una partita difficilissima. La Viterbese ha chiuso il girone d'andata in fondo alla classifica, ma è perché di quell'annata, quando magari le cose ti vanno tutte male e magari un gruppo non riesce a esprimere il massimo del proprio valore. Quella era una squadra che era costruita per fare tranquillamente i play-off, e a gennaio ha fatto un mercato, anche a detta di tutti gli addetti ai lavori, estremamente importanti, perché hanno inserito giocatori estremamente esperti come Fumagalli, Semenzato, hanno preso come Mungo, hanno preso Bianchimano davanti, Ricci, quindi hanno messo tantissima esperienza e giocatori di spessore. Sarà una partita complicata peraltro contro la formazione che ha accolto nel mercato di gennaio Domenico Mungo, il grande ex della gara del Rocchi. Guidi non ci pensa soprattutto a riportare a casa un risultato positivo. Mimmo non l'ho più sentito, e lo rivedremo domani da avversario, e quindi poi ci pensiamo al 90esimo magari a salutarci, perché domani insomma è una partita che in chiave salvezza, è una partita che conta tanto. E domani mattina seduta di rifinitura, Silvi, per il Pescara, che subito dopo pranzo partirà alla volta di Reggio Emilia, dove lunedì sera sfiderà la Reggiana. Per i biancazzurri sarà l'opportunità di riscattare il capo dell'andata che ne aprì il momento nero, e soprattutto di dimostrare che una parte del gap dalle migliori è stata colmata. Vediamo. Vendicare la sconfitta dell'andata è un ulteriore stimolo che il Pescara avrà per il Monday Night con la Reggiana. Il match dello scorso 2 ottobre all'Adriatico Cornacchia è stato uno dei primi punti di svolta in negativo della prima parte di stagione. La prima sconfitta in campionato, pesantemente condizionata da un'imbarazzante direzione di gara che permise alla Reggiana di realizzare 3 gol irregolari, e con un Delfino costretto a chiudere la gara in 9 uomini per l'espulsione di Diambo, una delle poche cose giuste in quel match di Maranesi di Ciampino, e quella ingiusta di Gennaro. Dopo la partita il Pescara presentò preannuncio di reclamo, suscitando l'ironia social del centrocampista degli emiliani Cigarini. Rigiochiamo, la vinciamo di nuovo, scrisse. È stato anche il match che è costato al portiere degli emiliani Venturi diverse settimane di assenza per uno scontro durissimo ma fortuito con De Marchi. Il centravanti si è più volte scusato e domani non ci sarà dopo il suo trasferimento al Sud Tirol. Un risultato, quello dell'andata, che diede là al momento no del Delfino, che si staccò sensibilmente dalle zone nobilissime della classifica, uscendo così subito dalla lotta per il primo posto. Al di là di quell'esito, 24 giornate di campionato hanno chiarito la differenza tra le due squadre, con la Reggiana che con merito è in piena lotta a promozione col Modena, e il Pescara da un lato a vestire i panni di arbitro di questo duello, affronterà il Modena al Braglia tra un paio di settimane, dall'altro chiamato a confermare i progressi di gioco e risultati evidenziati negli ultimi 2 mesi contro squadre di fascia medio-bassa. Test
fondamentali per capire quale piega potrà prendere la parte finale di stagione e se il gap che si è visto con le migliori in pieno autunno è stato almeno in parte colmato. Con Cernigoi verso il forfè, la rifinitura di domani mattina chiarirà se Auteri potrà disporre di Pompetti. In caso di assenza, spazio a Pontisso con uno tra Derisio, favorito, e Diambo. In difesa, in grosso disponibile al massimo per la panchina, Drudi gestito, ma che dovrebbe farcela. Nella Reggiana, fuori gli squalificati Rozio e Rossi. In difesa rientra Cremonesi, che sarà affiancato da Luciani e uno tra Cauz e Camigliano. A centrocampo, al fianco di Cigarini, ballottaggio Sciaudone d'Angelo, col primo favorito e l'ex Avellino, arrivato a gennaio, pronto a entrare nella ripresa, oppure entrambi in campo in caso di 3-5-2. Nel bilancio tra le due squadre, netta prevalenza del Delfino, con 16 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. In terra emiliana, Delfino vincente 4 volte a fronte di 5 pareggi e 6 sconfitte. Tra le vittorie più significative, quella del 92, 1-2 al vecchio Mirabello per alimentare la cavalcata della seconda promozione galeoniana in Serie A. Reti di Bivi e Massara. Lo 0-0 del playoff 2010 spianò la strada alla finale vinta contro il Verona per l'ultima promozione in Serie B. L'arbitro Matteo Gualtieri di Asti ha un precedente con entrambe le squadre, sempre col segno X, Entella Pescara 2-2 dello scorso ottobre e Feral Pisalò Reggio Audace 1-1 del gennaio 2020. Nel prossimo servizio il programma delle gare di Serie D di domani. Due derby e incroci determinanti nella giornata di Serie D che domani vedrà il turno numero 20 di campionato. I due scontri tra abruzzesi si giocheranno all'Aragona di Vasto e al Savini di Notaresco. Nel primo una Vastese in striscia positiva è uscita indenne anche dalla trasferta di Vasto Gerardi, ospita un Castelnuovo invece in affanno e che mercoledì proprio col Vasto Gerardi ha perso 3 punti fondamentali nella rincorsa ad una salvezza diventata in corso d'opera obiettivo primario di una stagione complicata. I 20 punti in classifica, seppur con 2 turni ancora da recuperare, obbligano i bianconeri di Guido Di Fabio a strappare un risultato positivo. Probabile esordio per gli ultimi arrivati, Alonzi tra i pali, Sparvoli e Colina in attacco. Dall'altra parte 7 risultati utili consecutivi per una Vastese che dalla sua, a proposito di rinforzi, avrà Gabriele Tancredi, laterale difensivo sinistro classe 2001 arrivato proprio dal Castelnuovo in settimana. La serie aperta ha portato i biancorossi di Fulvio D'Adderio, privi dello squalificato Jonathan Alessandro, a ridosso della zona playoff. Quella che deve difendere il Notaresco, attualmente quinto, contro un Nereto che ha l'ultima possibilità o quasi di provare a ricucire sulla zona playout. Epifani ha qualche problema di formazione sugli esterni di difesa, dove mancheranno Frederick per squalifica e Marcattili per infortunio. Diarra, anche lui, è appiedato dal giudice sportivo, mentre Bruno va verso il recupero ma non potrà essere in campo dal primo minuto. Notaresco che deve cancellare i 4 gol presi col Trastevere e più in generale un momento negativo che l'ha allontanato dalla zona primi posti. Il Nereto, che in settimana ha tesserato Toblar e Garcia dal Bangor City, non dovrebbe poterli avere subito a disposizione, ma del grosso sa che la gara è di cruciale importanza per continuare a sperare in una rimonta complessa. Nei vibratiani ci sarà l'ex Davide Salvatori, a Notaresco per 2 stagioni. Il Pineto, dopo il cambio in panchina avvenuto in settimana, con Amaulo al posto di Pomante, ha sulla carta almeno un impegno morbido contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. Esordio Ter per Amaulo, presentato ieri, e con ogni probabilità anche per Santiago Minella, arrivato dalla Recanatese per dare sostanza alla prima linea biancazzurra. Campani senza Mancino, out 3 turni per effetto delle decisioni del giudice sportivo. Appena ho ricevuto la telefonata del direttore non ci ho pensato 2 volte, questa è una società, lo so, negli anni una società seria, ambiziosa, con voglia magari di riscatto e niente, spero di riuscire a dare il mio contributo per fare il meglio con questa squadra. Bene, sicuramente ancora non sono riuscito a fare un allenamento con i ragazzi, ma so che l'organico è molto buono come per fare almeno centrare i playoff. Sicuramente non merita a livello di nomi, di giocatori in rossa, non merita di stare in quella situazione in classifica, però speriamo di riuscire almeno a raggiungere i playoff. La prima cosa è vincere, perché iniziare nel modo così, vincendo nel modo giusto, sarebbe la cosa migliore, no? Per prendere fiducia
e giocare anche con nuovi compagni. Dopo, se segno, sicuramente sarà una soddisfazione personale che aiuterà per quello che sarà questi 4 mesi con la maglia del Pineto. Altra striscia positiva infine è quella del Chieti, 3 successi di fila, e adesso che il tabù Angelini è definitivamente sfatato con il Porto d'Ascoli, l'occasione di poter iniziare a sognare anche in grande per i ragazzi di Alessandro Lucarelli. Con un Fabrizi così e un Dimino sempre più ispirato, davvero nulla sembra impossibile. Chiudiamo con il volley in A2, turno di riposo per la Sia Cortona. In A3 domani alle 18, turno interno per l'Arba Pineto con il Savigliano. Mercoledì 23, sempre in casa, invece si disputerà il recupero contro il Porto Maggiore. In A2 femminile l'altino del nuovo mister Collavini giocherà domani a San Giovanni in Marignano. Riprende la Serie B in campo in questo momento sul fronte maschile l'Alba contro il San Marino, il Paglieta ospite del Pomigliano. In B1 femminile la Teatina nell'impianto di Nocciano ha giocato e ha sconfitto per 3-7-0 il San Benedetto del Tronto in quello che era un vero e proprio scontro diretto. In B2 rinviato per Covid il derbissimo tra Dannunziana e Gada Pescara 3. In campo dalle 19 invece Cetas Montesilvano che è di scena a Pagliare. Domani infine alle 17:30 al Palacqua Viva la capolista Teramo riceverà il Potenza Picena. È tutto per questa edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.